Vi propongo un classico, tagliolini burro e salvia ma con un tocco croccante. Per i tagliolini burro e salvia ci serviranno 400 g di farina 00, 4 uova, 20 ml di olio extravergine d'oliva, 200 g di pancetta, 80 g di burro e salvia fresca. Prepariamo la pasta fresca. Io di solito faccio la fontana, però stavolta rischio un po' meno e faccio tutto in una ciotola, quindi rompiamo le uova. Aggiungo un pizzico di sale. Metto anche l'olio extravergine d'oliva e inizio a sbattere con una forchetta. Aggiungo la farina un po' alla volta. Qui da noi si fa spesso la pasta all'uovo. C'è un paese che addirittura è diventato famoso, si chiama Campofilone. Io lo vedo anche dalla finestra. Fanno un formato di tagliatelle sottili sottili che noi chiamiamo maccheroncini o campofilonesi. Assomigliano un po' ai capelli d'angelo. Quando l'impasto diventa più consistente, continuiamo a lavorarlo sul piano. Lavoriamo a lungo l'impasto fino a far assorbire tutta la farina. Ok, pronto? Adesso, prima di stenderlo, lo faccio riposare una mezz'oretta. Prima però copro con la pellicola, in questo modo non si secca troppo. L'impasto è pronto per essere steso, quindi mi sono preparata nonna papera. Ne prendo metà. Lo allargo leggermente e inizio a passarlo, partendo dallo spessore più largo. Lo ripiego su se stesso e lo ripasso ancora. Vado avanti così fino ad ottenere lo spessore di qualche millimetro. Preparo un vassoio con un canovaccio e inizio a tagliare la pasta. E vado avanti così per tutta la sfoglia. I tagliolini sono pronti, adesso faccio scaldare dell'acqua per cuocerli. In una padella facciamo rosolare la pancetta a secco per renderla croccante. Per una versione vegetariana potete sostituire la pancetta croccante con grilli di noce o granella di nocciole. È bella rosolata, adesso tolgo la pancetta dal fuoco. E sulla stessa padella faccio sciogliere il burro. Un piccolo consiglio di bellezza: tenete da parte due foglioline di salvia, strofinatele sui denti, verranno belli bianchi e puliti. Aggiungiamo al burro anche la salvia. Ah, che profumino! Adoro la salvia, la uso spesso anche con il petto di pollo. Ho spento la padella per non far bruciare la salvia, visto che l'acqua bolle possiamo cuocere i tagliolini. Quindi mettiamo sale. I tagliolini cuociono subito, bastano 2-3 minuti. Prossima volta li faccio più corti. Adesso riaccendiamo. Diamo una bella mescolata.
aggiungiamo la pancetta croccante. Se avete ospiti, potete decorare il piatto con delle foglioline di salvia fritta. Buonissima! Buona semplice, ma con la pancetta è ancora meglio. L'ho fatta in casa per voi! Per fare i tagliolini, partiamo dalla sfoglia. Rompiamo le uova in una ciotola. Aggiungiamo un pizzico di sale e l'olio. Sbattiamo con una forchetta e uniamo la farina un po' alla volta. Continuiamo a lavorare l'impasto su un piano e lasciamo riposare per circa mezz'ora. Allarghiamo l'impasto e stendiamolo con l'aiuto di nonna papera. Ripieghiamolo su se stesso e passiamolo più volte fino ad ottenere uno spessore di qualche millimetro. Tagliamo la pasta e adagiamolo su un vassoio con un canovaccio spolverato con farina di semola. Intanto scaldiamo una pentola con l'acqua. Rosoliamo la pancetta da sola fino a renderla croccante. Mettiamola da parte e nella stessa padella facciamo sciogliere il burro. Uniamo delle foglioline di salvia. Quando l'acqua bolle, cuociamo i tagliolini. Scoliamoli e ripassiamoli in padella. Impiattiamo.